Ma allora, nel 62 fu Love Me Do, la prima, e però il primo successo fu, oltre a Love Me Do, fu Please Please Me, che, vabbè, se parliamo di Please Please Me, se è quella, c'è una cosa da ricordare, e George Martin fece notare loro, perché nelle prime sessioni, George Martin, essendo il produttore, insomma, voleva, ogni tanto proponeva qualche canzone che non era dei Beatles da far suonare a loro, e loro invece insistevano ogni volta nel voler cantare, suonare, incidere, registrare solo canzoni loro. Allora, su Please Please Me, George si permise di dire, questo narra la storia, la leggenda, di velocizzarla, e velocizzata, perché poi la faceva, John la faceva un po' più alla maniera di Roy Orbison, un po' più lenta, velocizzata, divenne poi il primo, la loro prima hit. George Martin concluse dicendo, dopo la registrazione, avete appena inciso la vostra prima hit, e fu Please Please Me, con tre voci, tre accordi, ma avevano voci che spaccavano a quel tempo.